Dio mio! Oh Dio mio! Dai ragazzi, diamo la scossa, facciamo vedere la nostra forza. Siamo pronti a ricominciare, tutto il mondo lo sa. Martedì 10 aprile 2018, Forza Roma. Voglio esordire subito così nella serata di Champions. Diciamo che di speranza ce n'è tanta, ma di possibilità ce ne sono veramente poche. La attesa è finita, è cominciato il quarto di finale di ritorno della Champions League, Roma-Barcellona. Tira! Lo ha fatto subito Semedo, che cerca in verticale la discesa di Sergi Roberto. In chiusura Juan Jesus. Prima di prendere la punizione, poi allarga per Edin Dzeko, che non mette in mezzo perché non c'è Schick. Attenzione, Kolarov viene messo giù e c'è, no, niente, rimesso dal fondo. Però mi sono indicato. Non fa vedere il VAR. E Piquet dice: io vi ho Shakira Pipi di dato in faccia. Beh, per me è rigore pure questo. Io non lo fischio. Ma svagheggiamo, dai, tanta. Sì, svagheggiamo. No, sul rigore svaghettante è inutile. Svagheggia oggi, svagheggia domani, sarebbe il terzo che ce l'hanno. Quando è Iniesta, palla per Manolassa. Senti, puoi cambiare i settaggi? De Rossi, attenzione, palla per Edin Dzeko, che sta per pallare Edin Dzeko! Stiamo buoni 1-0. Che cosa hai fatto? E prende la palla e la riporta a centrocampo. Mamma mia, fermi tutti. Okay. Mamma mia, 1-0 ragazzi. Roma, ragazzi, stiamo calmi al sesto minuto. Il gol di Edin, intanto per cambiare. Adesso teniamo alta la concentrazione. Non abbiamo ancora fatto nulla. Era importantissimo sbloccarla subito. E così è stato. Giuda. Tu però pensa ancora Fazio che è ovunque. Poi ancora attenzione, ancora Cannavaro. Così c'è andato. Sì. Poi Dzeko prova a tenere il pallone dalla destra. Edin Dzeko, prendi l'angolo. Prova a mettere dentro. Bravissimo, calcio, bravissimo, bravi ragazzi. Scena aperta, ottimo. Tranne da parte mia, perché un polso in meno. Ha un radio in meno, in realtà. Esatto, un radio in meno, essendo Marconi. Pronto a battere il calcio d'angolo, Kolarov. Dalla bandierina parte in questo momento, palla che viene messa in mezzo. L'aveva toccata Schick. Mamma mia, ragazzi, la girata di Schick, palla che esce fuori. Se facciamo il 2-0 adesso, cioè, nel primo quarto d'ora, ragazzi, è follia pura. Cioè, comincia di mamma mia! Comincia di un quarto d'ora di porco tutto, io lo dico. Poi qui Schick deve ottimo. È fatta. Buoni, porta. Vai solo! Sempre Schick che poi appoggia per Dzeko, va dentro Patrick, Dzeko il dribbling. Non c'è nulla. Niente, non c'è calcio. Le punizioni. Allora, pure se, non c'è, pure se non ci fosse, qua loro glielo fischiavano. Perché li fischiano tutti. Io ci ho proprio rotto le palle. Fa buona guardia, bravissimo Daniele De Rossi. Oh, la gomitata di Rakitic. È Namo. Però lì l'arbitro deve intervenire, ragazzi. Non ci fischia nulla a noi, va bene. Poi, bravissimo. Juan Jesus, grande. E poi, e qui c'è il giallo. E qui c'è il giallo. Oh, almeno il giallo gli dà. La punizione. Questa è contropiede. Se non è il giallo, è una vergogna. Manolassa a momenti fa la frittata qui e fischia il fallo. No! È certo, è certo, no! È certo. Pure! Che pure cosa? Il giallo! Pure il giallo! Vabbè, ragazzi, e Daniele De Rossi che ha capito antifona, gli dice a Fassio di sta calmo. E finisce qui, sì, senza recupero, il primo tempo Roma 1 Barcellona 0. Nonostante quest'arbitro guarda come dice Dannasse. Nonostante quest'arbitro ridicolo. Oh, Strottmann però far deficiente mo però, vantaggio. Col gol di Dzeko in apertura. La Roma che riparte subito all'attacco con Ale Florenzi. Intanto che si scalda Under. Che chiede a Fazio di tornare indietro, giustamente. Si scalda Under. Ancora attenzione, Kolarov. Perché qui ci prova Kolarov. Il duello con Semedo. Poi Raciano Engolano e qui c'è fallo. Come no? Com'è possibile? Rimessa Roma in zona d'attacco comunque. Che magari. Sì. Attenzione, buono il pallone per Edin Dzeko. Vai Edin. Prova a tenere in area di rigore. Vai Edin. Dzeko, rigore! 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 Calcio di rigore! Rigore! Che cazzo! Merda! Calcio di rigore! Come sta brutto! Oh, lui lo voleva da! Che cazzo! Lui lo voleva da! Lui lo voleva da! Poi gli fa fallo! È rosso comunque! È rosso! È rosso clamoroso! Questo era rosso! Due ce n'erano, due! Mamma mia che roba, ragazzi, dai! Eppure poi graziato. Perché il rigore lo puoi sbagliare. Ma Piquet che esce dal campo con un'istruzione, certo, giusta, certo. Ci deve essere. Fischia l'arbitro in corsa. Parte Daniele De Rossi. Fai il cucchiaio. Parte De Rossi. Daniele. Ne manca uno.
arrivo vivo alla fine di questa partita, raga. Moro prima. Butta ancora fuori, Jacob, no. Poi vuole crossare con il sinistro. Non è male verso l'angolo. Ha preso fuori per Kevin. Sta prendendo la mira, Kevin. Preferisce crossare. Non male per l'angolo. Oh, oh, ragazzi, la parata di Ter Stegen. E allora Colano per Fazio. La mette bella. Sì! Palla che sfiora il palo. Palla che... E loro si lamentano sempre. Rompono sempre i coglioni. Non si capisce di che cosa. Da. Ok, ne sta dentro per Messi. Regà, Messi, regà, Messi, questi, basta Messi, un attimo. Sinistro, Alisson! Madinelli. Come viene? Occhio, Dzeko, occhio. Di destra per Florenzi. In mezzo. La destra, deve mettere un buon cross. La finta, ottima. Di Ale, che la scava. Ecco il palo! No! No! Il destino! No! Fatta la parata! Merda! Illegale! Adesso ancora un der sulla bandierina. Mamma mia, regà, mamma mia. Parte gentile. Ecco, ecco, l'ho visto, l'ho visto. Ecco il suo sinistro. Ecco la non ci voglio credere, non ci voglio credere, Dio mio, Dio mio, 3-0 Roma all'83esimo, 3-0 Roma all'83esimo, Under mette una palla per Manolas che di testa la butta dentro, raga. Che cazzo ho visto, ho visto. Mi sto a sentire male. Non è successo niente. Mi sto a sentire male. No, non è successo niente. Finite, sono successo. Non è successo. Ragazzi, buoni, buoni, buoni. Ah, buoni, concentrati, vi prego. Attenzione, via! Oh, attenzione. Messi che mette giù il pallone. Messi. Oh, ma guarda che culo! Che succede? Oh, mamma mia, raga, ho preso un corpo. Calcola che... No, non si vanno fa ste cose però. Non si vanno fa ste cose. Oh, raga, no, mi si è fermato il cuore per un secondo. 15 secondi, 10 secondi, 9, 8, mi prego, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fischiala, fischiala. È finita! Successo allo stadio olimpico, che cosa è successo allo stadio olimpico? La Roma passa in semifinale contro il Barcellona, non ci credeva nessuno, noi sì cazzo, noi sì cazzo. Per tanti la domenica vuol dire festa, per me una sì e una no significa trasferta. Ragazzi, 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 di cosa stiamo per fare? Stiamo andando tutti fuori a Trigoria ad accogliere la squadra. Ragazzi, io non lo so. Se è porno togliamo, Già. Se è porno togliamo. Non mi interessa quando prenoto andata e ritorno. Ti seguirò fino in capo al mondo. All'ultimo secondo. Volerai per te da San Siro fino al Campo. Ti fando te. Ragazzi, 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 siamo appena arrivati a Trigoria. Come previsto non c'è nessuno. Proprio nessuno. Dai ragazzi, ancora scossa, facciamo vedere la nostra pasta. Siamo pronti a ricominciare, tutto il mondo dovrà arrivare. La 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 Roma, la donna non sarà mai sola. Volevano vincerla, volevano vincerla. Se sono attaccati al cazzo, se sono attaccati al cazzo. Ole, 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 Diego. Questa pure Fius la sa bene. Volete scappate, arriva lo squadrone giallo rosso, giallo rosso. E la Lazio merda, torna la nostra città. Allora,
partendo dal presupposto che parlo pianissimo perché sono le 2 del mattino e io, ragazzi, non ho ancora le parole per esprimermi. Sono state delle emozioni fantastiche, un qualcosa di miracoloso, cuore, grinta, meritata poi, cioè è stata una cosa veramente emozionante. E la cosa più bella è che l'abbiamo raccontata noi di Roma Crew, quindi... abbiamo chiuso anche col coro che avete sentito, perché adesso siamo nella settimana del derby. Domenica c'è il derby comunque, quindi oltre al derby dei youtuber ci sarà anche la sera il derby che noi commenteremo, tra l'altro. Quindi, signori, non so, ditemi la vostra qui sotto nei commenti, ditemi come avete vissuto la partita, se eravate allo stadio, se siete tifosi di altre squadre ma avete comunque tifato la Roma, o se avete gufato, insomma ditemi voi. Detto questo, lasciate like a questo video, noi ci vediamo venerdì con un altro video e poi domenica con il derby degli youtuber. Io vi mando un bacione, vi direi buonanotte, ma in realtà buonanotte no, perché io non dormo, cioè nel senso, vi spiego, adesso sono le 2, io devo montare questa cosa qui che voi vedrete domani, e poi domani io questa cosa la levo, perché questo è un pregesso, e metto il gesso, e quindi teoricamente lo metto domani mattina presto, quindi oggi per quando uscirà il video, ma non dormo, cioè la vedo dura. Mi vado a fare un caffè, bella raga, ciao. L'avevo mandato a casa, oh mio, non c'è più niente.